Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o ben ritrovati in questo nuovo video. Questo è il primo episodio di 3 di questa nuova piccola miniserie dedicata ai consigli sulla guida in strada. Quelli che vi dirò in questi 3 video sono una serie di consigli utili per la guida su strada che ormai ho fatto miei e adopero e uso tutti i giorni nelle mie uscite. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con i primi 4. Consiglio numero 1. Se vi capita di arrivare lunghi a una curva o notate che la curva che state facendo stringe un po' di più, tende a chiudere, sfruttate il freno posteriore in questa situazione. Ma che cosa abbiamo qua? No, ma che cos'è questo? Che è questa diavoleria? E noterete subito che vi aiuterà a chiudere la curva senza problemi. Naturalmente a meno di casi particolari in cui siete effettivamente entrati a cannone su una curva, ma su strada è veramente difficile arrivare al limite della moto, della gomma, di tutto quanto. Quindi il 99% delle volte che vi sentite, che vi irrigidite al notare che una curva vi si sta chiudendo o che effettivamente siete arrivati un pochino lunghi, usate il freno posteriore e vedrete che vi sarà molto più facile chiudere la curva. Secondo consiglio, questo è sempre inerente ad essere arrivati lunghi su una curva o comunque la curva stringe, voi non vi fate prendere dal panico ma continuate a piegare la moto. Naturalmente questo va in contrasto con il primo punto, quindi o utilizzate il freno e mantenete lo stesso angolo di piega, oppure non utilizzate il freno e continuate a piegare, perché altrimenti avrete l'effetto opposto, cioè rischierete molto di più, visto che il freno posteriore vi fa rallentare la moto, quindi vi riduce la velocità di percorrenza. E se voi provate a piegare di più, naturalmente vi ritroverete a chiedere molta più aderenza alla gomma di quanto non avreste fatto altrimenti. Quindi se vi trovate un pochino lunghi o una curva stringe, non preoccupatevi, piegatela di più e vedrete che nella maggior parte dei casi riuscirete a farla senza problemi. In questi momenti è facile farsi prendere un po' dalla paura, dal panico, ma fidatevi che il limite della moto, della gomma, dell'aderenza è più lontano di quello che voi crediate. Punto numero 3. Sulle strade che lo permettono, cercate sempre di sfruttare tutta la vostra corsia, soprattutto in curva. Arrivate in entrata larghi, quindi vicino alla riga, e chiudete la curva al punto di corda, arrivando nella parte interna della vostra corsia. Naturalmente non troppo vicino, altrimenti c'è il rischio di andare dall'altra parte. Ma ad ogni modo non rimanete al centro della vostra corsia sempre e comunque. Questo vi aiuterà a fare curve con un angolo di piega inferiore, data la traiettoria più larga, e vi permetterà anche di avere più visibilità su quello che c'è più avanti nella curva. Quindi ad esempio in curve del genere tenetevi larghi e poi chiudete al punto di corda, così da ritrovarvi al centro della corsia in uscita di curva e avete margine di manovra sia per chiudere sia per allargare per colpo magari di qualsiasi possibile imprevisto che trovate lungo la strada. Quarto e ultimo punto di questo primo episodio riguarda sempre la traiettoria, ma in questo caso esclusivamente le curve a destra. Questo perché, dato che il nostro senso di marcia è a destra, le curve come questa, quelle che curvano a destra, hanno un punto di visuale più ristretto, visto che parte della visuale ci viene coperta dalla cunetta o dai cespugli che comunque stanno sulla destra. Per quanto riguarda questo tipo di curve, che sono cieche, diciamo, quindi quasi tutte quelle a destra, invece di utilizzare la traiettoria classica, quindi entriamo larghi, stringiamo e ci ritroviamo al centro, conviene invece ritardare l'ingresso della curva in modo tale da permettervi di avere una visuale maggiore di quello che c'è al di là della curva prima ancora di impostarla o comunque all'inizio dell'impostazione, così da avere una visuale maggiore di quello che c'è avanti a voi. Quindi in curve come questa, che a destra c'è una cunetta, io tengo largo, ritardo e poi entro.
così che ho molta più visibilità di quello che c'è oltre la linea mediana della curva. Siamo arrivati alla fine del primo episodio di questa piccola miniserie. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like qui sotto e per non perdervi nessuno dei prossimi video e episodi di questa miniserie, iscrivetevi al canale cliccando sul pulsantino qui sotto e attivando la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo in sella al secondo episodio. Ciao!